prima la semplificazione. Voi fate un lavoro complicato e svolgete anche avete professioni che non tutti conoscono. Quindi quando vi si presenta un giornalista cercate di essere il più chiari possibili, usate meno termini specifici possibile, oppure magari nella fase preparatoria dell'intervista, dell'incontro, spiegategli anche nel dettaglio quello che dovete fare, ma se poi dovete fare un'intervista, soprattutto se è un'intervista televisiva di quelle che durano 40 secondi, evitate di utilizzare termini troppo complessi, quindi semplificate. E il che ci porta al punto 2, cioè adeguatevi al mezzo. Non è la stessa cosa parlare con un giornalista della carta stampata che deve fare un'intera pagina o che deve fare un approfondimento e parlare con uno che ha per l'appunto l'esigenza solo di una battuta al volo. E siate concreti, il che significa anche provate a inserire qualche cosa a cui io possa fare riferimento, io come lettore o come spettatore possa fare riferimento, che mi riconduca a una realtà che posso conoscere o della quale sto cercando di informarmi, sulla quale sto cercando di informarmi e che però possa in qualche modo ricondurre a un universo a me vicino. Quindi l'utilizzo delle storie è fondamentale in questo senso, la concretezza significa proprio questo. Il numero 4, la rapidità delle risposte, nel senso che quando accade qualche cosa e un giornalista vi chiama, cercate di rispondere il prima possibile, non differite troppo, perché la notizia va in pagina il giorno dopo o, se è un telegiornale, va in onda dopo 3 ore. Capisco che a volte siano tempi mostruosamente contratti e ridotti, però cercate in ogni modo di esserci magari anche insomma con una prima risposta, e poi si troverà qualche cos'altro se il caso monta e quindi il giornale decide o la televisione decide di ritornare su quella storia, e quindi poi magari gli offrite una seconda opportunità, ma intanto una risposta datela.